Cos'era? Guarda, il cappello rosso! Oh mio Dio! Ferma, ferma! Benvenuto in questo video! Benvenuto amici in questo video! Nuovo video! Nuovo video, Già l'hai messo! Ed è da riprendere? Siamo a Penna Piedi Monte, che è un piccolo borgo arroccatissimo vicino a Chieti, nel Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo. Siamo a Legnano. Qua ci hanno detto che ci sono gli legnani. Andiamo subito a vedere. Pare che questi boschi siano pienissimi di gnomi e che anche questa struttura di tanto in tanto ne ospiti qualcuno. Andiamo, dai. Andiamo. Abbiamo giusto un'oretta per scoprire tutto quello che c'è in questo bed and breakfast prima che arrivino gli altri ospiti. Penso e spero che colazione si faccia qua, perché da questo tavolo si gode una vista spettacolare su tutta la vallata. Noi gnomi ci prendiamo cura dei nostri ospiti, serviteli pure. Vieni che ti faccio vedere una roba molto particolare. Praticamente qua sulla parete del salottino c'è un canaletto che era stato costruito nei tempi antichi per raccogliere l'acqua che trasudava e trasuda tuttora dalla roccia. Quindi tutta l'acqua si raccoglieva nel canaletto e veniva portata poi ai piani bassi della casa dove veniva utilizzata. Hai visto Giorgio? Una volta mica c'erano i rubinetti in casa che portavano l'acqua, perciò si inventavano dei sistemi come questi. Qua c'è anche una maschera scolpita perché ho letto che Penna Piedimonte è praticamente il paese degli scultori, anzi scalpellini in realtà c'era scritto. Qui non c'è, però c'è una luce spettacolare. Proviamo a cercare di sopra. Giorgia, dove sei? Wow. Lo gnomo sta cercando anche Giorgia perché non la trovo più. Lo gnomo non l'ho trovato, però almeno ho ritrovato Giorgia. I gnomi, prima di vederli, bisogna imparare i nomi e a conoscerli.
Qui dice Giorgia che gli gnomi sono molto veloci e quindi è difficile seguirli, e di questo ce ne siamo accorte, vero? E poi dice che il cappello è importantissimo perché ha un significato speciale, cambia di colore a seconda dell'età, del mestiere e se gli gnomi hanno una famiglia o no. Lo sai Giorgia quanti anni vivono gli gnomi, secondo te? Quasi 400 e si fidanzano a 90 anni. Le gnome partoriscono una sola volta nella vita e danno alla luce sempre due gemelli. Dobbiamo provare di nuovo a seguire lo gnomo, perché se vedi un gnomo e lo segui ti porta sicuramente ad un tesoro. Allora, dato che lo gnomo non l'abbiamo trovato, proviamo a cercarlo fuori nel paese degli gnomi. Può essere rosso, verde, blu, a seconda anche del lavoro che fanno. E di quanti anni hanno? Sì, ma come si fa a vedere proprio se c'è una famiglia? Se li incontriamo glielo possiamo chiedere. Sì, ma gli gnomi non parlano. Ma certo che parlano. Come non parlano? Consiglio, accanto alla chiesa c'è questo ingresso. È uno spettacolo, venite. Volete sapere cosa c'è qui dietro? Non ve lo dico. Dai, Lady. Ciao, noi siamo Gino e Antonella. Viviamo qui appena a Piedimonte insieme a questa simpatica famiglia di gnomi. Il nostro bed and breakfast, lo gnomo, si trova all'interno del Parco Nazionale della Maiella, famoso proprio per la presenza degli gnomi. Vi aspettiamo per farvi scoprire le magie di questo luogo. Mi pare che questo non ci dà buono. Non lo so. Ti mangi qualche consolante. Vi aspettiamo. Per farvi scoprire.